Signor Prefetto, oggi incontro in prefettura qui con alcuni dirigenti scolastici delle scuole del Pescarese per fare un po' il punto della situazione. Ormai ci siamo, il 24 si avvicina. Qual è in generale un po' la situazione che riguarda gli istituti scolastici di Pescara e provincia? Ho sentito un cauto ottimismo, un grande attivismo da parte di tutte le istituzioni durante quest'estate. È stato fatto un grande lavoro da parte dei dirigenti scolastici, da parte dell'ufficio scolastico provinciale e da parte dell'amministrazione provinciale del comune di Pescara e di tutti gli altri comuni. Quindi ci sono le condizioni per essere ottimisti in una situazione indubbiamente complessa quale quella che ci troviamo ad affrontare. Si riparte dopo sei mesi di stop alle lezioni, ovviamente c'è un po' di apprensione, un po' di preoccupazione da parte dei docenti e anche dei genitori, è giusto anche tranquillizzare per quel che si può, perché si ripartirà comunque in sicurezza e questo l'obiettivo principale. Si ripartirà in sicurezza, ma deve essere alto il livello di attenzione e ci deve essere un grande senso di responsabilità da parte di tutti. Trovato disponibilità da parte dei dirigenti scolastici? Grande disponibilità da parte dei dirigenti scolastici, ma soprattutto tengo a sottolineare un'ottima sinergia con le istituzioni locali, con la provincia, con il comune di Pescara e con tutti gli altri comuni, oltre che con la regione.